Ora vi parlo di altre due persone che stanno facendo un modello di business sempre nell'immobiliare, ma con una mission un po' diversa, con un'ambizione un po' diversa. Loro si occupano prevalentemente dell'ambito affitti, quindi è un'attività interessante nel mondo degli investimenti immobiliari che porta grandi risultati, ma loro lo fanno con una visione un po' diversa. Sono partiti in un modo e durante il percorso hanno fatto una crescita importante. E vorrei proprio che vi raccontassero un po' cosa hanno vissuto, come l'hanno vissuto, i risultati che hanno ottenuto. Ah, no, sono... Eccoli qua, tutti e due ci sono, fantastico. Ciao, ciao, buonasera. Ciao Laura, ciao Simone, Ciao. come state? Bene, grazie, emozionata, molto emozionata. Questo mi fa molto piacere e vi devo dire una cosa, Laura, insieme a Simone, sono due persone speciali. E Laura ricordo che diceva: ma io ho difficoltà a fare certe cose, a parlare in pubblico. L'abbiamo messa davanti lì e non la fermava più nessuno. È andata giù come una ruspa alla grande, quindi ha dimostrato che in verità pensa di essere in difficoltà, ma invece esce egregiamente. E di fianco a lei c'è Simone, che insomma è la sua colonna, è quello che comunque porta grandissimo apporto. Magari si vede un pochino meno, ma vi posso garantire che dietro c'è proprio la sostanza, quindi entrambi si compensano alla grande. Quindi mi piacerebbe che raccontaste un po', innanzitutto il vostro modello, perché è molto interessante quello che fate. E poi da lì raccontateci un pochino quali sono stati i cambiamenti e andiamo verso il fondo vedendo quello che è la vostra visione, cosa volete ottenere nel futuro. Quindi raccontateci un po', dai, siamo qui per voi ad ascoltarvi. Sì, allora noi ci occupiamo di quelle che sentiamo parlare delle sublocazioni rent to rent, quindi noi acquisiamo appartamenti, diventiamo l'inquilino, dopodiché affittiamo, creiamo le stanze, le affittiamo stanze non a studenti, non abbiamo un target, abbiamo una fascia d'età, per cui questo ci ha dato modo anche in periodi difficili come la pandemia di andare avanti molto bene, direi. E questo noi lo facciamo col classico appartamento o con l'ufficio, cambio destinazione d'uso, eccetera. E siamo arrivati al mastermind perché l'azienda andava bene, è un'aziendina non grandissima, di medie dimensioni. Ma mancava la soddisfazione, mancava la via per crescere, ma crescere nel vero senso della parola, quindi era in modo molto, molto, molto grande. E quindi con soggezione, perché io mi ricordo che un anno fa, mentre guardavo questo webinar, pensavo, Dio, io non sono all'altezza, non posso non potrò partecipare perché non sono all'altezza. E invece abbiamo affrontato questa soggezione che è data chiaramente sempre dalla testa, sempre dalla mente e dalla paura. Quindi assolutamente, e credo che quando uno sente soggezione e paura sia proprio lì il momento di affrontare e di dire ok, sì, ho paura, ma adesso affronto. Perché comunque devi decidere, devi stabilire che cosa perdi se non affronti, cosa guadagni se affronti e cosa mai potrà succedere se affronti. Perché il vero motivo è quello, no? E quindi abbiamo iniziato questo percorso che devo dire ci ha veramente stravolto. E beh, sai, tante volte hai questa idea, hai questa ambizione, vedi le possibilità, ma non vedi, non conosci la strada, non hai gli strumenti, non hai le competenze e quindi ti fermi perché la mancanza di conoscenza, la paura e la confusione ti fermano e quindi non ti consentono di procedere. E il mastermind ci ha dato gli strumenti, le competenze, la scaletta e la possibilità di strutturarci e di comprendere, di vedere che cosa veramente possiamo fare e su che cosa possiamo operare. Quindi va bene l'appartamento, va benissimo. Ma noi adesso siamo focalizzati, sulle palazzine.
su residenze e su, anche perché no, alberghi da riconvertire. E ci siamo anche aperti poi ad altri, diciamo, settori nel settore della messa a reddito, perché chiaramente siamo partiti con l'affitto breve e stiamo valutando anche altre cose che però insomma sono un po' embrionali. Quindi ecco, questa è un po' la mia esperienza, che sì. Adesso lascio la parola a Simone che... Sì, nel che poi dietro il Deus perché lui comunque di estrazione è anche agente immobiliare, quindi oltre che imprenditore adesso fa anche tutta la parte dell'agente immobiliare, dietro a Laura, che è un vulcano, come avete visto, cioè è una donna capace, tosta, veramente in gamba, insomma ci vuole un'altra colonna importante, quindi Simone è questa colonna importante, perché è un motore fatto da due pistoni, e qui ci sono due pistoni grandi. Quindi Simone, raccontaci un po' la tua visione, il tuo passaggio, quello che hai visto, che hai fatto e quello che allora, stai ottenendo, perché è importante. Cioè io sono contento che condividiate questo. Sì, e io ringrazio te dell'occasione, anche dell'opportunità di poter anche portare la mia esperienza e il mio punto di vista. Come hai detto te, parto da agente immobiliare e l'idea, la volontà, l'esperienza di fare qualche operazione c'era, c'è stata, ma volevamo creare qualcosa di sistematico che andasse avanti, e quindi un passettino alla volta, fino a, appunto, prima di iniziare questo bellissimo percorso del mastermind, avevamo sì degli appartamenti, li prendevamo in affitto e li andavamo a subaffittare, quindi avendo anche un margine che ci piaceva, andava avanti, cresceva, però cresceva piano. E questa cosa qua ha messo, questo percorso effettivamente ha messo un turbo a questa crescita, ma quello che hanno detto anche i due amici precedenti proprio la visione, la mentalità è cambiata, lo strumento, la possibilità di percepire delle conoscenze, un know-how che non ti fa vedere l'ora di partire la mattina e dire dai oggi cosa c'è da fare, oggi cosa facciamo, cosa programmiamo questa settimana, cosa andiamo a vedere. Il cambio anche proprio dal quello che avevamo fatto finora, e lo ripeto, dal singolo appartamento mai avremmo mai pensato mesi fa di andare a prendere, valutare palazzi o cose anche molto più grandi. Oggi lo stiamo facendo, lo stiamo portando avanti, i numeri ci stanno dicendo. Ma quando dite palazzina, perché potrebbe essere fraintendibile, voi mi avete parlato di palazzi, non di palazzi, ditemi il numero di appartamenti che ci sono dentro, agli immobili sui quali state lavorando. Quella più piccolina è di 6 appartamenti, ma ne stiamo guardando, portando avanti una 230 posti letto, stanze, insomma, ecco, quindi totale, quindi è un stravolgimento Ok, perfetto. Stavo raccontando un attimo da quello che abbiamo fatto ad agosto. Ricordo che in quei giorni ero al mare, no? Anche voi non so dove eravate, e abbiamo fatto questo allineamento che vi ho visti proprio cambiare, ho detto, eccoli, sono partiti finalmente, no? Perché hanno capito che oltre alla prima, alla seconda, la terza, la quarta, la quinta e la sesta. E adesso, caspita, io vi vedo che siete all'inizio solo di questa scalata, non avanti. Cioè, adesso che iniziate a ingranare le marce giuste, state portando risultati, perché state aprendo territori diversi, avete una mentalità aperta che vede più opportunità, riuscite a metterle a terra, le strutturate, le scalate, cioè questa roba è fantastica. Sì. Cioè, vedervi muovere così è veramente per me una cosa straordinaria. Sì, infatti è un po' quello, no, quello che dicevo prima, no, Giuseppe, il fatto di poter avere, di vedere chiaro come mettere in piedi quella possibilità che tu vedi, che però quando sei da solo e sei nel tuo, no, indaffarato e nella tua solita routine non riesci a vedere, non riesci a creare una strategia, non riesci a capire come fare.
E questo percorso ti aiuta anche in questo, ma non solo in questo. Noi abbiamo strutturato l'azienda. Noi oggi abbiamo iniziato la settimana dal commercialista, però è andata bene perché comunque noi chiuderemo l'anno con un più 25% e un 30% di margine lordo, che è molto buono considerando tutti gli investimenti che abbiamo fatto. E soprattutto abbiamo inserito 4 collaboratori. Sì. Quindi adesso noi, oltre a gestionali nuovi, e quindi tutti strumenti e una struttura che adesso ci consente veramente di andare ovunque. Questo è molto importante, Laura, perché ho visto che anche voi con gli altri mastermind avete messo a terra subito. Quando ho parlato del direttore finanziario, quando abbiamo Sì. parlato della società che vi permetteva poi di fare advisor verso i finanziatori, la preparare un pitch di presentazione, cioè siete partiti e non avete mollato un pezzo, cioè siete attivamente guidare e non è cosa poco. E comunque avete l'opportunità di fare le cose che spesso quando uno riceve la ricetta la cambia. E purtroppo quando cambia la ricetta il prodotto esce differente. Invece chi la mette a terra nel modo giusto ottiene risultato. E quindi sono veramente contento e ve l'ho già detto più volte, avete un potenziale enorme voi due. Quindi so dove arriverete. Io vi vedo già, voi ci metterete ancora un po', ma già adesso siete partiti e questa è una cosa importante. Quindi vi chiedo una cosa in chiusura di questa intervista, visto che siete in due, vi sfruttiamo, un consiglio a testa, un suggerimento, quello che voi pensate sia un consiglio giusto da dare a qualcuno che era come voi, non sa cioè, cosa gli consigliate, cosa gli potete offrire con la vostra esperienza, perché è importante per gli altri. Un consiglio a testa, partiamo da Laura, poi passiamo a Simone. Sì, allora sicuramente la prima cosa è darsi la possibilità di accettare che la visione è ampia. Bisogna avere la voglia, il coraggio di ampliare la propria visione, aprirsi a questo, altrimenti le azioni sì, vanno bene, hai dei risultati. Ma non avrai gli stessi risultati se non sei concentrato e non guardi veramente a 360 gradi, perché da quel business lì puoi veramente tirar fuori tantissimo. Noi adesso questa sera non te ne parleremo, non te ne parliamo perché è un po' prematuro, ma oltre al transitorio, il co-housing, che è appunto il nostro core business, l'affitto breve che è già partito, stiamo. Abbiamo individuato altre cose e questo grazie al desiderio di osservare e quindi azione e trovare una guida come te, perché io non te l'ho mai detto, ma tu sei stato per me quella guida che io non cercavo da tempo, perché chiaramente perché io arrivo da un passato da dipendente, quindi anche quello è stato un passaggio molto importante. E trovare una guida obiettiva che ti dà la direzione, ma ti lascia agire secondo il tuo essere è fondamentale. Quindi azione, visione e anche la voglia di sperimentare un po'. Quindi questo è il mio consiglio. Ottimo Laura, grazie mille e grazie per quello che hai detto perché mi fa molto piacere, ne sono onorato. Simone. Sì, il mio consiglio è avere l'umiltà di rimettersi in gioco e di voler imparare. Quello che è stato detto anche prima, dei precedenti interventi, avere la voglia di conoscere, di chiedere informazioni, cercare il mentore, in questo caso te, i tuoi strumenti veramente sono quelli che ci stanno facendo la differenza fondamentale, anche il cambio di mentalità. C'è il vedere che al di là c'è qualcosa, come dice Laura, cioè immaginare in grande, vedere in grande, ma voler formarsi, prendere formazione, crescere, studiare, cioè non,
essere sempre giovani con la voglia di prendere un libro in mano, con la voglia di ascoltare un maestro e non fermarsi. Anche su un dettaglio, una cosa, noi siamo usciti dal territorio, ok, proprio con questo, cioè il fatto di alzare la testa un attimino e dire, ma perché non replicare questo là? E sta succedendo, sta più in là sta succedendo e questo sì. Voler imparare. Questo Abbiamo è un ottimo consiglio. Allora, scusami Simone, ti ho interrotto perché vai in ritardo l'audio, quindi finisci, scusami, pensavo che avessi finito. Sei bloccato un attimo, scusami. no, ho finito, mi stavo un po' ripetendo, insomma, sì, avere quella voglia di imparare qualcosa di nuovo partendo da quello che si ha, perché ognuno parte da un proprio punto base, un punto nave, cioè da lì si può sviluppare e man mano crescere step by step, cioè veramente ci sono delle opportunità dappertutto, dall'altra parte della strada ci sono. Ottimo Simone, allora Laura e Simone vi ringrazio tantissimo per questo incontro, per quello che ci avete raccontato. Sono veramente contento dei risultati che avete ottenuto e sono super contento perché siete solo all'inizio. Vi Grazie. dico un'altra cosa, Simone, essendo agente immobiliare, avendo ottenuto anche molti risultati in questo settore, mettersi a studiare, ricominciare nel suo settore non è cosa da poco. Cioè, io l'ho detto all'inizio. Chi è in questo settore e si mette in discussione, cazzo, io me lo immagino quando se capita che parla con gli altri, ma tu sei agente immobiliare, vai a imparare per fare queste cose. E lui però, come tutti fanno, io stesso faccio, io vado a studiare costantemente dagli altri, perché è l'unico modo per crescere, cioè non esiste un punto d'arrivo, esiste solo una continua crescita, una continua evoluzione. Ed è Assolutamente. una cosa difficile a volte da fare, perché quando ti senti grande, ecco, lì è un problema. Perché comunque pensi di essere arrivato, ma nessuno è mai arrivato. È E vero. quindi ottimo, ottimo. Grazie mille. Ci Grazie a vediamo. te. Grazie Laura, grazie Grazie, Simone. ciao, ciao, buona Ciao. serata a tutti.